grazie, grazie. Showmaster, l'unico un finalista, un concorrente in finale, in gara, devo dire ad onor del vero, mi hanno detto, la stampa ne parla, è fortemente raccomandato. Per cui io ve lo presento, il finalista! Buonasera. Buonasera. Finalista lei? Raccomandato. L'avevamo capito dal suo atteggiamento. Buonasera. Salve. Buonasera, lei che cosa fa? Canta? No. Niente. Che fa? Balla? No, ballare no, se ne parla nemmeno. Allora, ha fatto un concorso? Ne ho fatti due, uno alla SIP e uno all'Enel. Aspetta un momento. Un concorso artistico per no, essere... no, no, no. Allora, scusi. Scusi, è la prima volta che vengo. Ma come? Ma questa è la finale? Ma e la come finale, mai? La finalina, voglio dire. Ma guarda, me personalmente. Via. Se io vengo qui. Ha bisogno. Ma, no, io non ho bisogno di nulla. Lei c'ha da fare con. Ma chi l'ha portata qui? Chi l'ha mandata? Guardi, io la fa parlare con il mio zio, perché io non voglio. Non voglio responsabilità, scusa. Vabbè, zio, vedi. Un minuto. Ma guarda un po'. Buonasera, giovane. Buonasera a lei, lei è lo zio del ragazzo, del concorrente? C'è dei problemi io, ragazzo? No, è che non sa fare nulla, abbia pazienza, come fa a concorrere? Senti Ciccio, io volevo dirti, vedo tu fai questo lavoro sì. Serietà, ti sì. Interessa, sì. No? Tu c'ha famiglia, presuppongo. Certo. Ecco, allora, sistemami il ragazzo. No. Guarda, sei no. Già parlato anche troppo, vieni. Ma che fa? Ma io sono un presentatore vero. Io mi dai, farsi. No, ascolti, lascia, questa è la il corpo del reato, lo prendo metti e lo metto. In tasca, pigliati il caffè, non fare il bischero e vai tranquillo e sistemami il mio ragazzo, no. Va bene? Ci mandi il concorrente. Oh via, ciao Ciccio. Ci mandi il concorrente. Ciao. Ci mandi il concorrente. Buonasera. Che passai, mi zio? No. No, assolutamente. Senta, lei ha preso in esame il fatto che potrebbe anche non vincere? Potrebbe... No, c'è verso. Ma come? Ma come fa a non vincere, via? Ora anche i telespettatori a casa mi hanno visto, che voglio dire... Sì, ho capito, ma lei dice... Se dovessi dire indollella tre ama, direi una bugia, comunque... Ma... Io personalmente non ho problemi, Sì, ho capito, ma gliel'ha detto allo zio, se non vinco che cosa succede? Lo zio si è preoccupato tanto. Io, guardi, io... Voglio dire, che c'è dei problemi? Ma se non vince... Sì, io abbi pazienza. Ascolti, allora, ci siamo. No! No, aspetta, palle d'oro, ascolta. Qui ci deve essere un frainteso. No, lei... Lei l'ha già parlato anche troppo. Mi sistemi il mio nipote, che poi il resto ci penso io. Lei la vuol lavorare, no? Io sì, l'ho bisogno. E allora cerchi di sistemarmelo, via Ciccio. Allora, venga. Ti è passato il mio zio? No. Mi dica. Allora, senta, qui ci sarebbe da fare sta prova, insomma. Ma proviamo. Che lei cantare... No, non ho mai provato. Vabbè, lasciamo perdere, del resto cantanti ce n'è già tanti. Sì. Cantare non so cantare, ballare non so ballare. Che cosa sa fare? Ma, imitare. Imitare, sì, so imitare. Ah, benissimo. Sì, sono allora bravo. Sei provato. Che fai, politici? No! Ho capito. Sì, vabbè. Politici sono sfruttati, risfruttati, presi, ripresi. Vabbè, sportivi, fagli sportivi. No! Sì, è per gli sportivi. Ora ci manca gli sportivi, ma posso far festa, via. No, ma abbia pazienza, fai cantanti. Sì, fai cantanti. Ma voglio dire, mi zio ha parlato chiaro, no? Via! Ho capito, ma qualcosa deve imitare, ci deve fare qualcosa! So fa l'imitazione di mio zio, se la vuole! Va bene anche me! Tutt'al più, se gli va bene! Ma, ai suo zio gli va bene? Zio ti va bene? Va bene! Va bene, zio, va bene! Allora va bene anche a me, vai! Allora, faccia lo zio, vai! Si concentri, faccia per bene. Aspetti che la giudico.
Buonasera, sono lo zio di ragazzo. Bravissimo! Ha vinto! Ha vinto! Bravo! Va via! Se mi dovessi dire capello di vincere, mi direi una bugia. Giovanni! Andrea! Esci un attimo dal personaggio, perché volevo... Metti da quest'altra parte, non mi passare davanti. Esci un attimo dal personaggio e volevo ricordare una cosa importantissima. Domani è il 28. Il 28 di? Gennaio. E alle ore 14. In puntuale. In punto, no in puntuale, si dice in punto. O puntuale o in punto. Puntuale. O in punto. Io so cofarlo avanti! Questa. Guarda, è una cosa che ti riguarda. Dilla tu direttamente. No, vai. Dilla se o vai. Ti faccio io. Falla te la promotional. Promo. Attenzione. Domani, guardate quest'uomo. Guardate quest'uomo. Quest'uomo si chiama Andrea Cambi, è diventato famoso in tutta la regione e per le sue novelle, e per i suoi gialli, e per il suo CB bombolino, e per le sue gag. E per le sue figure di merda e la fa. Bene. Bene, attenzione. Non confondiamo. Confondiamo l'ello splendo con chi non è l'ello splendo. Guarda, domani, martedì, fai così con le dita. Domani, martedì 28 gennaio. Guarda, siamo là, ripetiamo. Ripetiamo. Domani, martedì 28 gennaio. Cosa fa? Perché? Perché ti do? Mi stavo deconcentrando. Martedì 28 gennaio alle ore 14 in punto. Tot lo dovevi dire. Su RDF Radio Diffusione Firenze. C'è, lo so che c'è. 102.4. E pensavo tu dicessi c'è. No, ma è la frequenza, 102.4. Ho sbagliato io? Va bene, oh, Dio! Va bene, ho sbagliato! Ma non ti ho detto niente, Andrea! Oh, ma ti avessi detto qualcosa? Ti direi una bugia, lo so! Domani! Tornate indietro se non avete capito! Alle 14 in punto su RDF, Andrea Cambi in un nuovo programma. Pop-off! Aspetta! Hai visto? Li abbiamo lasciati tutti in stucco. Spieghiamo che cos'è. Vai, spiegalo tu. Questo lo spiego io. Dai, vai. Sposta la camera, vieni dietro. Sei là. Avevamo pensato di fare un programma poliedrico astriale. Trasmettendo su RDF dalle 14 alle 15 in contemporanea con RDF dalle 14 alle 15 un programma altamente interessante. Fermati con la camera, accidenti a te la fusarella. Lascia ferma quella camera, con la promozione, va bene? Sì, va bene, ma veloce, dai. Oh, fermati. Ok, e quindi con la collaborazione di Carlo Conti, applauso, basta. Con la collaborazione di Radiodiffusione Firenze e con la collaborazione mia, Pop-Off, un programma alternativo post-inculturale. Grazie. Bravo. E guarda, io non posso fare... io ti ringrazio. Io ti voglio fare gli auguri. Gli auguri per questo tuo nuovo impegno. Ogni giorno alle 14 su RDF 102.4. Non perdetevi questo appuntamento. Ti facciamo tantissimi auguri. E mi raccomando,
Metticela tutta. Andrea Gambi.